io negli anni 90 ero all'università di Genova, facevo ingegneria, e con altri tre colleghi abbiamo avuto un'idea per un prodotto e abbiamo creato una startup negli interrati del mio caseggiato a Genova. E da lì poi l'abbiamo fatta crescere, l'abbiamo venduta a una ditta di Boston. Questa ditta di Boston ci ha trasferito a Boston, e da lì ho avuto la fortuna di incontrare il braccio destro di Bill Gates, Adam Boswell, un mostro dell'informatica, e lui mi ha fatto venire poi qui nella costa ovest, e ho lavorato per ditte, ho avuto la fortuna di lavorare con ditte come BA System, Oracle, VMware. Diciamo che quando entri in quel giro lì, con questa gente che ha scritto la storia del software, poi sei a posto per tutta la vita, perché poi loro vanno, trovano opportunità incredibili e ti chiamano per far parte del team. Ci sono due o tre cose che sono molto diverse qui in Silicon Valley rispetto a tutto il resto del mondo. La prima cosa è la propensione al rischio. Qui, se tu ti prendi un rischio e fallisci, non viene visto come un fallimento. Viene visto come un'opportunità di imparare. Due, l'apertura per i giovani. Qui c'è la consapevolezza che quando sei giovane il cervello funziona meglio di tutta la tua vita. Dagli anni 20 agli anni 30, dai 30 anni, quando il tuo IQ, l'intellectual quotient è al massimo della sua capacità. Per cui quando abbiamo un giovane o una giovane intraprendente brava, gli diamo tutte le responsabilità che riescono a prendersi. E tre, che è collegata alla professione a rischio, c'è un accesso ai capitali che è incredibile. Qui ci sono centinaia, migliaia di milioni di dollari parcheggiati in Palo Alto, dove sono tutti i venture capital, che sono alla ricerca di, e questa è una cosa, una misconception in Italia, sono alla ricerca di persone da finanziare, non tanto delle idee, perché le idee ce l'hanno tutti, no? Il problema è realizzare queste idee, le idee vengono realizzate dalle persone. Abbiamo assaggiato questa focaccia, è una cosa spettacolare. Tu torni spesso in Italia, sì, vero? Sì, torno abbastanza spesso, un paio di volte all'anno. In Italia la vita sociale è più bella perché qui le distanze sono più grosse. Infatti noi prendiamo la patente a 16 anni perché sennò stai a casa. Non abbiamo un centro, in Italia esci di sera con gli amici e quindi non puoi se non hai la macchina. Invece in Italia con i miei cugini andiamo in centro, la loro piccola città, c'è sempre i giovani, è bello. Ma qui mi piace più come funziona la scuola e gli sport, e io ho cugini in Italia che fanno sport, ma non posso, cioè le maestre non lo provano e non, è più difficile, mentre qui ti aiutano. Io per il tennis dovevo andare via qualche volta, due o tre volte alla settimana saltavo una classe, ma il mio professore mi diceva cosa dovevo fare, non c'erano problemi, mi aiutava e poi ci chiedeva come andavano le partite. È tutto collegato, anche adesso all'università. Cioè, gli sport sono una parte importante, noi andiamo ai giochi, alle partite di volleyball, di basketball, contro le altre scuole, tutta una competizione, mi piace molto di più qua, invece là sento sempre, mie cugine hanno gli esami, gli orari, tutto più difficile, invece qui è più divertente. Mi piace sapere tanto la storia, cosa è successo negli anni scorsi, cose come antica romana, cose così, ma mi piace molto più giocare, essere fuori, stare con i miei amici, giocare contro i miei amici, sì. Il tennis è la passione della tua vita? Sì, per adesso sì. Mio figlio era in kindergarten, cioè la classe che cui fanno prima della prima elementare, e torna a casa, mamma, abbiamo fatto il disegno del mio ritratto, autoritratto. Biondissimo, che lui ci teneva tantissimo, dei suoi capelli gialli, occhi verdi, proprio matita più verde che c'era, perché lui ci teneva tantissimo i suoi occhi verdi, però la carnagione aveva usato la matita marrone scura. Io non volevo, cioè ho capito la motivazione, perché la sua classe erano, lui era l'unico Caucasian, cioè di carnagione chiara, e gli altri erano tutti praticamente indiani, quindi carnagione molto scura. Quello che vedeva. E quindi lui, quando ha dovuto prendere la matita, avrà tirato sulla testa o avrà visto il braccio del suo amico, non so, solo che lui ha preso il marrone. Dopo una certa età, specialmente in un mondo che va così veloce con tutte queste innovazioni, è importante avere un reverse mentor. Cos'è un reverse mentor? Il reverse mentor è qualcuno più giovane che ti tiene in contatto con quello che funziona adesso.
E io lo faccio istintivamente, ovviamente i mentori principali sono i figli. E se invece di guardare i figli con no, perché uso quel telefonino, invece di parlare, vederli da quel punto di vista lì, se li vede dal punto di vista lì, vabbè, capiamo cosa succede, perché sono attaccati a questo telefono, come socializzano? Ci sono tantissime lezioni che si possono imparare. Se non capiamo queste cose qua, per esempio, sei in marketing e tu non capisci come i giovani socializzano e scambiano informazioni, come fai a venderli qualcosa? E per cui quando vedo questa gente che dice, ah, questo Snapchat, cos'è Snapchat? Non lo capisco. Non capisco, sei vecchio, sei andato, no? Dal punto di vista del marketing e dell'imprenditoria, sei sorpassato. E un altro concetto fondamentale è quello che purtroppo come manager e come leader impariamo troppo, troppe persone imparano troppo tardi nella vita, è che quando hai una responsabilità di leadership, il tuo ruolo è di assumere gente brava e toglierti dai piedi. Dagli spazio, lascia che facciano degli errori, perché così imparano e non li fanno più. E se non fai errori, se non ti prendi il rischio e fai gli errori, come fai a innovare? Per definizione, per fare innovazione devi far andare in posti dove non c'è dato nessuno. E se vai in posti dove non c'è dato nessuno, ti prendi dei rischi e spesso fallisci. Qui una ditta su 10 ce la fa. Eppure, cosa sente parlare in Silicon Valley? Sono dei successi, perché i successi poi sono stratosferici.